Salve, sono... Salve, di base sono Mauro Simonetti e canale mio, quindi faccio anche le recensioni di Gavarezza. Specificare cosa faccia Caparezza a questo punto penso sia un po' superfluo, però penso sia importante chiarire cosa faccia Caparezza. Caparezza infatti è un rapper. Caparezza è uno dei personaggi più di spicco della scena hip hop italiana. E chiunque altro non la pensi in questo modo è... scemo. Scemo e basta. Andando per ordine, lo stile vocale di Caparezza è indiscutibilmente rap, dato che non canta le sue strofe ma le parla ritmandole in cadenze precise, se proprio vogliamo farla così semplice. È vero, talvolta Caparezza canta, soprattutto nei ritornelli, però anche Drake ad esempio canta, però nessuno mi sembra si faccia problemi a chiamarlo rapper. Inoltre sì, fa hip hop, dato che alla fin fine hip hop è un termine ombrello che ricopre un'enorme quantità di generi, e se proprio vogliamo essere ancora più semplici, possiamo dire che tutto ciò su cui si va a rappare può essere considerato come hip hop. Infatti esistono il rap rock, il rap metal, il jazz rap, il noise rap, fino a tutte quante le sue sfumature più sperimentali. E Caparezza, anche se di base è già un personaggio difficile da etichettare, potrebbe essere considerato come uno dei personaggi più influenti dell'alternative rap italiano. Così siamo tutti contenti. Però, introduzione a parte, siamo qui per parlare di Prisoner 709, l'ultimo lavoro di Caparezza. E potremmo definirlo anche un bel mattone di lavoro, dato che sono 65 minuti per 16 tracce, il che non è per niente poco, anche se per gli standard di Caparezza ormai è perfettamente normale, dato che ci ha abituato nel corso degli anni appunto a mattoni di materiale ogni 2-3 anni, piuttosto che a bricioline ogni pochi mesi di distanza. Anche se sinceramente con Museca avevo un po' iniziato a temere, dato che è stato forse uno dei primi album di Caparezza in cui è come se avesse sacrificato la complessità dei suoi testi per una più facile accessibilità e addirittura qua e là delle rime addirittura banali, il che considerando l'artista per me è un controsenso. Però con questo Prisoner 709 sono riuscito a ricredermi. Prisoner 709 è esattamente il tipo di album che potreste aspettarvi da un artista come Caparezza, ovvero musicalmente molto eterogeneo fino al punto quasi da essere kitsch, e da un punto di vista di testi molto denso e concettuale, con un'attenzione particolare verso i cambi di flow, ma soprattutto una cura maniacale nei confronti di un certo tipo di rime, giochi di parole, riferimenti più o meno velati, assonanze, alliterazioni e praticamente qualsiasi figura retorica possa venirvi in mente. Sinceramente, considerando Caparezza e quello che è stato tutto il suo percorso artistico, penso a Prisoner 709 come probabilmente uno dei suoi album migliori finora, sicuramente uno dei più maturi. Ma non senza qualche elemento di disturbo qua e là che secondo me poteva essere facilmente evitato. Ma andiamo con ordine. Il tema principale del disco in realtà è Caparezza stesso, gli ultimi anni di vita della persona visti attraverso gli occhi dell'artista. La metafora con cui tutto questo è raccontato è quella della prigionia, una prigionia mentale, da cui si finisce probabilmente, ma probabilmente no, per uscire, o almeno si impara a conviverci. Il disco inizia con Prosopagnosia, dove Caparezza si mostra subito in una condizione iniziale di malessere, dubbio e profonda critica nei confronti della sua persona, artistica e privata. Questa condizione di malessere iniziale però, quando si arriva a tracce come Ti fa stare bene oppure Una chiave, sembra mano a mano alleviarsi, anche se Caparezza stesso sembra non averne trovato una cura totale, ma almeno cerca di reagire. Ogni traccia indaga un aspetto diverso della sua persona, il suo rapporto con se stesso, con le sue abilità da cantautore, con la religione, con la sua gioventù in relazione alla gioventù 2.0 di oggi, con l'acufene, che probabilmente è la motivazione più importante per cui quest'album esiste. Chi frequenta luoghi molto chiassosi, siano essi concerti o club dove si mette musica o semplicemente cuffie che ti sparano la playlist Spotify del momento, sa che può accadere che di sentire un fischio. E quindi io pensavo fosse una roba del genere. Mi è accaduto a giugno del 2015 e non ci ho fatto assolutamente caso. Il giorno dopo ce l'avevo ancora, non ci ho fatto caso. Il giorno dopo ce l'avevo ancora. Un pochettino cominciavo a farci caso, dopo una decina di giorni ho capito che avevo che di acufene si trattava, no? L'unico tema che unisce tutte e 16 le tracce insieme è praticamente solo questo, dato che, come ho detto musicalmente, Prisoner 709 è molto variegato, ma questo non è assolutamente un male, dato che comunque tutte e 16 le tracce mantengono una qualità produttiva e compositiva decisamente alta. Caparezza stesso, insieme a Chris Lord-Alge, è produttore di praticamente l'intero album. Ogni traccia risulta perfettamente organica, presentandoci all'inizio un'idea musicale per poi andare a svilupparla, ampliarla, fino al punto quasi da trasformarla completamente.
Uno dei problemi di cui mi vado più spesso a lamentare per quanto riguarda l'hip hop italiano contemporaneo è che non solo le canzoni hanno una struttura terribilmente banale, molto spesso talvolta soltanto strofa, ritornello, fine, ma soprattutto che il beat, anche se interessante, rimane praticamente invariato per tutta quanta la canzone. A volte c'è solo uno stacco magari tra la strofa e il ritornello, ma per il resto è sempre la stessa identica cosa, e questo fa risultare tutto terribilmente piatto. Caparezza invece nel corso degli anni è diventato un maestro della forma canzone, praticamente, con strutture decisamente più articolate e complesse, è una produzione che segue fedelmente ogni singolo passaggio di transizione. Abbiamo robe come intro, code, bridge, che sono cose decisamente più elaborate, parlando di vista della struttura della canzone, rispetto a una classica canzone pop o hip hop, la classifica. Raramente vediamo una canzone iniziare e finire allo stesso modo, basti pensare a Cambia la tua memoria con un click. Migliora la tua memoria con un click. Bravo Mauro, non ti ricordi neanche i titoli delle canzoni, complimenti. Per non parlare della quantità di generi che Caparezza infila in questo album, infatti passiamo da un crossover del hip hop della Golden Age e rock all'industrial, oppure dall'elettronica più sintetica fino alla disco, e ogni botto non suona come Caparezza che prova a fare rock, oppure Caparezza che prova a fare prog, ma il suono di ogni canzone è decisamente legittimo, così come il passaggio da un genere all'altro. In questo senso è bellissimo lo stacco tra il testo che avrei voluto scrivere e Una chiave, dove si passa praticamente in 2 secondi dal rock decisamente aggressivo a un dream pop molto più caloroso. Dal punto di vista musicale, Prisoner 709 è probabilmente davvero l'album più maturo e sperimentale di Caparezza, data la scelta di alcuni suoni non proprio di facilissimo ascolto. Basti pensare a L'infinito, che è probabilmente la canzone più vicina a Frank Zappa come filosofia, dato il suo cambio di generi abbastanza frequente, oppure anche Autoipnotica, invece decisamente più psichedelica e cinematografica nella scelta di un particolare tipo di suoni. Ma, come ho detto, quest'album non è esente da difetti, e primi su tutti la maggior parte degli ospiti di questo album, quindi John DeLeo e DMC. Su Mask Gazzè non ho più di tanto da dire, dato che anzi ho trovato la sua presenza abbastanza interessante nel contesto della sua canzone. John DeLeo, cantante di origine italiana, viene fatto cantare in inglese nella prima e nella 13ª traccia dell'album. Perché? Qual è il senso di scrivere un ritornello in inglese, in una canzone italiana? E soprattutto, qual è il senso di affidare questo ritornello a un cantante che chiaramente non ha una pronuncia da madrelingua inglese? DMC, che figura nella canzone Forever Young. DMC, famosissimo per essere stato metà dei Run DMC, gruppo hip hop popolarissimo in America a fine anni 80, qui ha una strofa veramente fiacchissima, che risulta moderatamente figa solo perché lui canta in inglese e perché lui è una vera e propria leggenda del genere, ma se si va ad analizzare davvero quello che dice è veramente molto stupido, e si capisce benissimo la venerazione che Caparezza prova nei confronti di questa persona, ma il dislivello di abilità tra i due in questo contesto è praticamente imbarazzante. Per quanto riguarda invece le canzoni in questo album con cui ho avuto qualche problema, la prima in particolare è soprattutto L'uomo che premette, secondo me completamente fuori posto all'interno di quest'album. È probabilmente la canzone più classica Caparezza di tutto Prisoner 709, ovvero Caparezza prende in considerazione una determinata classe sociale, in questo caso le persone che dicono non sono razzista, non sono omofobo, ma, e le demolisce con il suo solito stile verbale, fin qui niente di strano. L'unica cosa è che in un album del genere, dove il tema è Caparezza che guarda dentro se stesso, una traccia del genere non ha senso e finisce per essere solo un riempitivo, e un album di 60 e passa minuti non ha per niente bisogno di un riempitivo. Capisco che nella storia dell'album rappresenti il punto di vista della guardia di questo ipotetico carcere, eccetera, eccetera, ma è una motivazione comunque troppo debole per giustificare la presenza di una traccia del genere, e con questo ragionamento qualsiasi altra canzone su qualsiasi altro brutto stereotipo italiano sarebbe potuta andare al suo posto. Persino La caduta di Atlante, che potrebbe sembrare una traccia a caso, dato che è una digressione sulla mitologia apparentemente senza senso, è comunque una metafora di una condizione di pesantezza che ben si sposa con i temi del resto dell'album. La seconda canzone in questione è Larsen, quindi proprio la traccia che parla della acufene, quindi la traccia concettualmente più importante di tutto l'album, ma che musicalmente mi è sembrato un po' fiacca, quasi come semplicemente un compitino da portare a termine. Insomma, capisco l'urgenza di Caparezza nel voler parlare di questa tematica e mi sono piaciuti anche i diversi richiami sonori che vengono fatti al fischio nel corso della canzone, ma forse proprio perché è quel tipo di tematica che è difficile da capire a meno che non ci sei dentro, e soprattutto una musica poco ispirata, mi hanno reso molto difficile empatizzare con questo particolare concetto.
Infine, la canzone che forse più mi ha deluso di tutto l'album è stata Prosopagno Sia, ovvero il finale di quest'album. Capisco che lo stesso tema musicale di Prosopagno Sia, che era la prima traccia, e anche di Mini Moog, quindi capisco tutti i discorsi che possono essere stati fatti sulla ciclicità dell'album, eccetera, eccetera, ma perché rendere una traccia del genere il finale del tuo album? È praticamente solo una base strumentale, tra l'altro già sentita prima due volte, con delle voci sopra che cantano come Mina nella pubblicità della Team, non aggiungono niente di nuovo e sono soltanto altri 4 minuti di riempitivo. Quando invece Autoipnotica, la traccia precedente, con quel suo climax finale bello potente, già poteva essere benissimo un finale a sé stante. Ci sarebbero tantissime altre cose di cui poter parlare di questo album, anche proprio andando traccia per traccia, ma finirebbe per essere un video di 3 ore e passa probabilmente. Eppure è proprio questo il bello di Caparezza, ovvero quello di riuscire a inzippare così tante informazioni insieme, sia dal punto di vista di musica che di testi, in così poco tempo. In definitiva darei a quest'album un 8 meno. Probabilmente il progetto più sperimentale e anche più focalizzato di Caparezza, che ha la brutta abitudine di distrarsi abbastanza facilmente. Infatti le poche volte che succede in questo album si nota subito, ma per fortuna appunto sono poche. E adesso si tratta solo di aspettare altri 3 anni per il prossimo album.